Bene, io intanto ringrazio il sindaco, ringrazio la cittadinanza per questa occasione e ho voluto donare questa scultura in tono del tutto gratuito alla cittadinanza. È un animale nisseno, come è stato da me definito, è un gigante buono che spero che possa essere, come dire, propiziatorio per il destino di questa città straordinaria, diciamo, con cui ho avuto delle collaborazioni eccezionali, soprattutto grazie al sindaco, all'assessore e alla Real Maestranza che si è dimostrata, come dire, di una capacità straordinaria nella gestione e nella realizzazione di questa scultura. È una scultura che trae ispirazione dai due mostri marini realizzati dal Tripisciano per la Fontana del Tritone assieme a Giovanni Rosone. E questo scultore, che avrei voluto sapere un po' più di cose di questo scultore, però siccome i mostri si rifanno ai mostri del Tacca, di Pietro Tacca, nella Piazza degli Innocenti a Firenze, quindi traendo spunto da queste informazioni, diciamo, ho realizzato questo animale, un animale nisseno, che vuole essere, come dire, ovviamente non un animale, ma un uomo animale bonario. Conclude questa mostra e questa opera anche importante che l'architetto Sestito ha realizzato nel bozzetto e donato alla città di Caltanissetta e che ha visto il coinvolgimento importante, ritengo, della Real Maestranza, che ha saputo interpretare perfettamente quello che era l'idea dell'architetto Sestito e quindi il connubio tra un architetto, un artista e le maestranze artigiane, anch'essi artisti in un certo qual modo, e il coinvolgimento della città anche nella valutazione, nella scelta del luogo dove poter sistemare questa scultura. Quindi siamo molto contenti di aver avviato questa collaborazione all'architetto Sestito, che probabilmente continuerà per altre attività legate a quello che è l'identità e il patrimonio del nostro territorio. Poco più di 200 voti è stato deciso direttamente dai cittadini la collocazione definitiva del manufatto che è stato realizzato dalla Real Maestranza sul disegno del professore Sestito. L'area individuata è quella dell'ex distributore di benzina tra via Sallemi e via Rosso San Secondo. In tutto hanno partecipato alla votazione più di 400 persone che nell'arco di circa un mese all'interno della Scarabelli hanno potuto esprimere il proprio voto e individuato l'area tra le 5 proposte dall'amministrazione. Pertanto nell'ottica della riqualificazione di quest'area verrà collocato questo manufatto che vedete proprio alle spalle e l'ufficio tecnico procederà nei prossimi giorni a redigere quel famoso progetto di cui ho parlato più e più volte nell'ambito della riqualificazione di quest'area dove troverà posto questo manufatto e dove ci sarà spazio anche per verde e tante altre strutture.